Effettivamente siamo ancora alla BlackBerry Innovation Forum, abbiamo davanti BlackBerry Torch 9810, che è questo cellulare, monta un processore da 1.2 GHz, 768 MB di memoria, ma espandibile fino a 32 GB, con SD ovviamente, 5 megapixel di camera posteriore, un display 640x480 e un'autonomia di 6 ore in chiamata e di 12 giorni in standby, e riesce a registrare video in HD. Adesso vediamo il terminale. Aspettate che si è scollegato un cavo prima che ci arrestino. Ok, allora il terminale, abbiamo la fotocamera qua in alto con il LED, quindi il flash, ha un grip particolare per non far scivolare il cellulare, anche se risulta più scivoloso del normale. Vediamo il monitor, ovviamente touch capacitivo, se clicchiamo qua ci spuntano tutte le impostazioni del menu BlackBerry, menu classico ovviamente, classico BlackBerry. Andiamo indietro, una barra di ricerca rapida, troviamo lo spazio con tutte le applicazioni installate sul telefono, abbiamo una tastiera QWERTY molto comoda con un feedback provata prima eccezionale, si potrebbe dire come tutto BlackBerry. Il cellulare risulta fluido con il processore da 1,2 GHz che lo fa girare. Possiamo vedere le applicazioni, abbiamo vabbè, la messaggistica che è punto di forza BlackBerry, la rubrica, il browser, proviamo internet dove troviamo già il nostro sito, però proviamo a ricaricarlo da backup. Scusate la gente che urla, ma è così. Stiamo vedendo la versione desktop, il cellulare pure in caricamento risulta comunque molto fluido, anche se voci dicevano che BlackBerry, il browser del BlackBerry non andasse molto bene, invece a noi risulta il contrario, sembra andare molto velocemente. Adesso possiamo andare sul nostro canale di YouTube per vedere la velocità appunto del terminale, il caricamento della pagina, in wifi ovviamente. Abbiamo la parte di YouTube mobile che comunque viene letta benissimo, vediamo la versione desktop come viene letta dal telefono, la connessione è al massimo per quanto riguarda telefonia, wifi ha una linea e basta, quindi si è giunto un po' più lento forse per quello. Comunque quanto a fluidità e scorrevolezza il telefono è eccelso. Adesso ha qualche problema a caricare la pagina di YouTube, ma è anche normale perché è pesante, però come vedete il canale, a parte che appena anche il rendering risulta comunque veloce, a parte qualche impuntamento, però è molto, molto fluido, molto, molto veloce. Non c'è il flash, andiamo indietro, ovviamente possiamo muoverci con il track, ah no, c'è anche questa qua, l'applicazione di YouTube, per quello che ci permette di vedere il video. Torniamo al menu, apriamo la fotocamera, potete vedere torna l'autofocus, foto meravigliose, sembra molto ben riuscita. Scatto un'altra foto e vediamo quella appena fatta. I dettagli sono, non sono male, insomma si notano, la vite si può vedere bene che è stata fotografata davvero perfettamente. Che altro? Il sistema operativo BlackBerry rimane il solito, per ora nessuna novità, giochi, abbiamo giochini di base, quindi proviamo a scrivere un messaggio tanto per toglierci la curiosità. Allora,
detto, seppur io non sono un mago, sono stato abbastanza veloce a scrivere e il feedback è stato abbastanza immediato. Calcolando che non ho confidenza con la tastiera, è andata abbastanza bene. Nulla di più, nulla da aggiungere, è un buon telefono, è fluido, le potenzialità le ha. Diciamo che magari il prezzo non aiuta in tutto ciò, forse non ha grandi acquisti appunto per il prezzo eccessivo del telefono. La nostra valutazione comunque è da 8 perché il terminale è davvero buono. Cioè, da mia end è tutto, penso terzo e quattro tra l'altro.